10 più 1 i protagonisti del libro, 10 storie che partono dagli Stati Uniti, da Berlino, da Londra, ma arrivano tutte a Stromboli. E quindi 10 storie, l'unico comune denominatore, perché proprio a Stromboli. Allora, innanzitutto grazie a tutti. Stromboli perché? Perché anni fa sono andato per la prima volta e sono rimasto folgorato da questo posto per tantissimi motivi. Innanzitutto è un'isola vulcana, quindi è già di per sé un luogo molto particolare. È un luogo magico sotto molti punti di vista. È un posto dove, come dico spesso, i quattro elementi si fondono in maniera perfetta, perché c'è il fuoco, la terra, l'aria e l'acqua ovviamente che circonda tutto. È un posto dove non ci sono automobili, che per me è una cosa molto importante, visto che non ho la patente, non credo nei mezzi meccanici. È un posto dove non c'è corrente per le strade, cioè, non c'è illuminazione per le strade, e dove la gente la notte per camminare si illumina il percorso con delle torcette. È proprio un posto un po' fuori dal mondo in realtà, e lontano anche dalle consorelle eoliche che la circondano, che circondano Stromboli, che sono magari più mondane, più piene di vita, e anche di là. Un posto che per la forza che ha, per il vulcano che è una presenza ingombrante, e che appunto nel libro è, come dici tu, l'undicesimo dei personaggi, attira molte persone e carica di energia chi ci va, ovviamente chi è anche disposto a sentirla questa energia, non è che tutti quanti poi si fanno coinvolgere, insomma. Però è un luogo sicuramente pieno di fascino. Io andai la prima volta a Stromboli nel 2000 e con degli amici che avevano uno degli amici della casa proprio a Stromboli, e rimasi appunto con una fin dall'inizio, fin dalla prima volta che lo vidi, dalla riscavo mentre arrivavo. Fra l'altro avevo un'emicrania pazzesca, è successa una cosa abbastanza bizzarra con il telefono, perché erano i primi tempi dei cellulari e all'epoca a Stromboli dalle 7 di sera fino alle 9 di sera sparivano completamente le comunicazioni, per cui arrivai sul molo di Stromboli con la testa che mi massacrava il dolore e dovevo chiamare la mia amica per farmi venire a prendere al porto, non c'avevo possibilità di chiamarla. E ancora c'erano le schede telefoniche, ricordo che avevo 200 lire, tipo 300 lire massimo sulla scheda telefonica, riuscii a dire soltanto sono arrivato e basta. E la silhouette del vulcano era perfetta nel tramonto, era visibilissima e col suo pennacchio di fumo che fa regolarmente. E già all'epoca, in quel momento preciso, io ho capito di trovare un posto un po' così, molto particolare. Sono tornato dopo qualche anno, nel 2002, nel 2003 e a settembre. Nel 2002 c'era stato, a Capodanno del 2002, insomma il 30 dicembre del 2002, c'era stato un evento abbastanza particolare a Stromboli, c'era un'eruzione molto forte che aveva creato un distaccamento della Sciarra del Fuoco. La Sciarra del Fuoco è una parte dell'isola, un lato dell'isola dove non c'è niente costruito ed è dove le colate laviche scendono a mare. Sciarra vuol dire strada, Sciarra del Fuoco, la strada del fuoco. E avete visto recentemente, ha fatto una grande eruzione, c'era appunto la lava che scendeva giù da questo posto. Si staccò uno strato di sedimenti di questa parte che crollò a mare, insomma, parecchio materiale, diciamo, e creò un'onda nuova che poi si riversò sull'isola tornando indietro. Quell'evento particolare che poi si ritrova nel romanzo mi colpì moltissimo, e quando andai nel settembre successivo i danni che aveva creato l'onda nuova erano più visibili sull'isola, e comunque c'era tutta una particolare attenzione all'attività strombolana, perché la finanza non faceva salire se non a 700 metri, il vulcano è alto 900, quasi 1000 metri, e non si poteva andare su neanche con le guide fino in cima, proprio perché era ancora pericoloso. E io avevo 10 storie che mi ronzavano in testa e ho pensato che forse quel momento, quel particolare momento, poteva essere un finale che racchiudesse quelle che erano nate per essere 10 storie brevi, 10 racconti brevi. Ho cercato di farle finire tutte quante in libro. C'è una particolarità nel libro, da un lato c'è la musica, che è un elemento che pervade tutto il racconto e
che in alcune delle storie è una parte significativa, però dall'altro la cosa che mi ha incuriosito è anche i personaggi femminili, che sono probabilmente quelli che delle 10 storie hanno dei vissuti più complessi, più complicati. Allora, cosa che mi incuriosisce sempre quando a scrivere è un uomo, come un uomo racconta invece il vissuto di figure femminili, cioè come fa a mettersi nei panni di queste donne? Allora, vabbè, penso che ogni uomo, più di meno, abbia, come anche ogni donna, anche un uomo maschile, ogni uomo abbia un lato femminile dentro di sé. Io credo di averne uno abbastanza sviluppato, e questo spiega anche perché ho più amiche donne che uomini, fondamentalmente. E non so, probabilmente è stato anche il fatto che proprio, perché comunque le donne sono, ho sempre pensato che siano creature più complesse, per questo anche molto più interessanti e affascinanti. Ho cercato di immedesimarmi in quelle che potevano essere delle problematiche più di matrice femminile. Uno dei personaggi è una donna che ha subito una violenza, per cui è anche una violenza, non che ce ne sia una buona, una cattiva, una peggiore, una migliore, però è una violenza abbastanza pesante. Ed era forse una necessità, anche una voglia di avventurarmi in questi sentieri, cercare di descriverle pur non conoscendole, magari se non per letto, su quotidiani o su romanzi, eccetera, questi aspetti dell'universo femminile. È stata una bella sfida, è stata anche molto, molto divertente. Altri personaggi femminili sono più legati ad alcune mie parti di vissuto, trasposto in maniera femminile, tipo Ingrid, è una malata terminale ed è il personaggio che forse più ho sentito mentre lo scrivevo, proprio perché ricalca alcuni passaggi della mia vita. Penso che alla fine mi sia riuscita anche abbastanza bene questa cosa. Credo che scrivere delle persone in realtà sia la cosa più bella, per cui bisogna provare anche a immedesimarsi negli altri in questa età, quindi come ho fatto per un ragazzo di colore, per le donne, per una persona più grande, per le persone più giovani. Narrare le vite è un po' come ripercorrere ciò che magari hai incontrato e vissuto nella tua esperienza, e cerchi di proporre. Ognuno cattura poi dagli incontri che ha nel mondo delle piccole parti delle persone, un po' facilmente trasporre, forse è stata anche un po' questa cosa qui. Dicevamo, la musica è un elemento fondamentale del libro, in questa presentazione avremo modo anche di passare la parola alla musica, facciamo il primo intermezzo. Sì, allora, le presentazioni che facciamo oggi sono accompagnate appunto da questi intermezzi musicali, che sono dei recitati di brani non estratti dal libro, anche se poi in realtà sono parte del libro, nel senso che sono le confessioni che ogni personaggio fa agli altri quando tutti verso la metà del libro si ritrovano insieme, del loro vissuto, della propria storia, del perché si trovano a dicembre, a fine novembre, primo dicembre, a Stropoli, un posto che durante quel periodo dell'anno generalmente non vede nessuno, cioè non ha turismo per nulla. Erano dei brani che erano presenti nella versione originale del romanzo, del manoscritto, che poi per problemi di lunghezza e di edit sono stati tagliati. Siccome non si butta mai niente, io l'ho riciclato e l'ho riadattato e ne abbiamo fatto materiale per un reading che presentiamo generalmente quando facciamo le presentazioni, appunto, di dare una sorta di assaggio di quello che è il personaggio. E il primo personaggio che facciamo è uno dei personaggi che risulta tra i più simpatici o comunque tra i più a gente si affeziona di più, è una donna ovviamente, e si chiama Consuelo, una piccola nota introduttiva prima di presentarlo, è una ragazza in fuga, da fondamentalmente da un senso di colpa. Il senso di colpa è si basa generalmente su false idee che ci creiamo
e che poi continuiamo a seguire, ahimè, non rendendoci conto che spesso sono appunto false o inutili o prive di senso. E, per cui lei attraverso la fuga e il viaggio, perché questo è anche un libro di viaggio, non è un libro, perché tutti i personaggi si muovono da tante parti e arrivano in un posto così isolato come Stropoli. E attraverso il viaggio lei cerca una redenzione per questo crimine che pensa di aver commesso e che in realtà non ha commesso, e cerca di liberarsi di questa colpa e di mettere i conti in palo. A interpretare Consuelo sarà per Vicente Vizio, che dico sul palco. Per un po', qualche giornata
questa è la consueta, insomma, ha un po' di problemi inevitabilmente proprio perché c'ha questa carogna sulle spalle. Ognuno dei 10 protagonisti è in fuga da qualcosa oppure sta cercando qualcosa, come ad esempio Hans, che da Berlino fa un viaggio incredibile alla ricerca di un disco. Però mi ricollego a quello che dicevo prima, cioè alla presenza della musica. Tu a conclusione del libro riconosci questa presenza così forte della musica, tanto anche da ricordare i dischi che ti hanno fatto compagnia nella stesura del romanzo. Però nel romanzo c'è una contaminazione di linguaggi, perché da un lato appunto abbiamo Hans che sta cercando questo disco introvabile e che gira tutta Europa per trovarlo. Poi c'è Janet che invece dipinge, almeno dipingeva, poi ha smesso, ma poi vedremo che un incontro particolare la riporta su quel percorso. E poi la scrittura di Richard, personaggio buffissimo, forse il più strano dei 10, però c'è questa contaminazione di 3 linguaggi all'interno di un romanzo, quindi di una scrittura che invece uno pensa sia una cosa piuttosto, non dico semplice, ma lineare, invece qui vanno ad incrociarsi e incastrarsi altri linguaggi. Ma perché hai scelto, ad esempio, a me è incuriosito, la storia di Hans, quella di Ingrid, che credo sia la storia più profonda anche, forse quella che hai sentito di più anche nello scrivere, però mi incuriosiva anche questo caratterizzare alcuni personaggi con delle arti, come appunto la musica, la pittura o la scrittura, perché Richard, possiamo dire, scoprirà la scrittura in una fase particolare della sua vita. Un po' perché comunque a me piace fondamentalmente fare tante cose, quindi suono da quando ero ragazzino, non dipingo, non so tenere in mano un pennello, pagarlo, però faccio fotografia, comunque una forma d'arte bellissima quella, e scrivo, ho sempre scritto fin da bambino, per cui perché secondo me le persone che riescono a esprimere attraverso una forma d'arte o in qualsiasi modo, insomma, quello che sentono hanno una marcia in più, nel senso che riescono a tirare fuori le cose che hanno dentro. Non vi nego che questo romanzo è stato un po' una sorta di terapia, al di là che è stato un molto tempo per scriverlo, perché ho fatto un po' di tira e molla, ho smesso, che ho acchiappato il romanzo e mi sono dimenticato a volte che avevo questa storia da portare avanti. E scrivere per me è terapia fare tante altre cose, lo dico ridendo, ma quando torno a casa generalmente la prima cosa che faccio è mi metto a cucinare la sera, proprio perché quell'ora che dedico alla cucina è una sorta di maniera per rilassarsi e per sfogare le tensioni e le problematiche che può accumulare durante la giornata. E, ripeto, io trovo molto interessanti le persone che hanno una, non che siano interessanti degli altri, però che hanno una potenzialità e la voglia di tirare fuori quelli che possono essere i loro sogni, i loro problemi, le loro storie attraverso una qualsiasi forma di espressione. E Hans è, pur non facendo niente, anzi in realtà Hans è un DJ, quindi comunque anche se con musica di altri lui crea comunque un sottofondo per determinate persone. E rappresenta invece la dipendenza e le piccole manie che ognuno di noi ha, è un collezionista di dischi allo stato terminale, nel senso che è uno di quelli che i dischi non li sente, li registra, poi si sente le cassette e sono i dischi si rovinano, parliamo ancora di vinile ovviamente. E è uno che è cresciuto fin da bambino con le fanzine di musica punk, le storie del padre punk a sua volta, anche se un po' lasciato andare a se stesso, insomma è di terza generazione come,
come dico all'inizio del libro, è colui che segue per una passione, segue il destino, fondamentalmente lo porterà appunto attraverso l'Europa fino a Stromboli. Sono quelle passioni positive, cioè è meglio collezionare dischi, avere una mania per i dischi, anche tenerli sigillati, non ascoltarli mai, piuttosto che magari dedicarsi a passioni più insane o cose del genere. Richard invece, di cui hai accennato tu, è sicuramente un personaggio un po' fuori dagli schemi, perché è un comico, un famosissimo comico americano, quindi da talk show, da tantissimi spettatori a puntata, che fa le interviste ai personaggi più famosi della politica, dello spettacolo americani. Le interviste sono sempre pungenti, mette alle strette i suoi ospiti, però riuscendo a farsi voler bene. Questi personaggi che in America pullulano, che qui non abbiamo molto, e che però purtroppo è in super depressione per una serie di motivi che puoi scoprire se leggete il libro, e per cui è fondamentalmente un aspirante suicida, il che fa già un contrasto abbastanza buffo, perché uno si aspetta, nonostante tutto quello che si dice di pagliaccio, che siano, facciano ridere, ma siano fondamentalmente tristi, il fatto che un comico sia l'apoteosi della comicità, dell'allegria, e poi in realtà sia sul ruolo del suicidio, è un contrasto che mi affascinava parecchio. E Richard è come quasi tutti i personaggi, attraverso l'esperienza, attraverso il viaggio, attraverso gli incontri che farà, e non ultimo quello con Hans, riuscirà in qualche modo a invertire la tendenza che combinava la sua vita, cioè a cambiare prospettiva. E il viaggio fa proprio questo, fondamentalmente, fa cambiare la prospettiva con cui vedi te stesso, il mondo, gli altri, eccetera. E perché tutti viaggiano? Perché tutte queste persone sono accomunate da una cosa, fondamentalmente, al di là della ricerca di un determinato oggetto, di una determinata risposta, soluzione a qualche problema, hanno bisogno di confrontarsi con il mondo e di vedere le cose da un altro punto di vista, cercare una soluzione altra che non è disponibile nel luogo fisico in cui stanno, nel luogo mentale in cui stanno, nella situazione in cui sono. Per cui, volenti o nolenti, si muovono tutti quanti. Richard è proprio l'apoteosi di questo cambiamento, proprio perché comunque sia, per tornare indietro dall'idea di un suicidio, è un passo impegnativo, secondo me. Per cui è un personaggio colorito che aiuta gli altri, che alla fine si mette a disposizione di tutti, proprio perché comunque sia il viaggio e il vulcano, che è colui che le attira a sé, che in qualche modo gli aiuta a trovare queste risposte, a trovare il cambiamento della loro vita, e lo rende ancora più simpatico, lo rende più preoccupante, per cui risulta un personaggio positivo. Io tra l'altro mi farei Richard, perché lo interpreto io, e così vi racconta direttamente lui la tua storia. Niente più a
niente più risate. In questo buco oscuro dove mi sono rintanato, tutto è silenzio, tutto silenziosamente cede e cambia. Sotto i colpi di una coscienza finalmente illuminata, io al fine comprendo. E più comprendo, più scivolo. E più scivolo, più mi arrendo. Non ho più appigli, non ho più volontà, non ho più lo straccio di un sorriso. Il corpo mi prende per non lasciarmi andare. Mi ama, mi stringe, mi conduce verso l'unica possibile soluzione. Per cercare fondamentalmente
la pace necessaria, pure il pezzo fondante che è quello da hit, insomma da classifica, che è quello che fa anche da traino al film, per cui pervade tantissimo la musica. Alla fine, come dicevi tu, del libro ci sta una pagina di ringraziamenti in cui determinati dischi che mi hanno accompagnato nella stesura lunga del libro vengono ringraziati, perché comunque loro mi abbiano fatto un grandissimo favore. Io senza musica non riesco a mettere una parola con l'altra. Sono quasi tutti dischi, sono tutti dischi strumentali, perché comunque non se qualcuno canta, io poi mi viene da cantare a presto, quindi non mi concentro sulle parole. E c'è pure tutto, c'è la Miles Davis, Sarambone, stanno dei gruppi anche mai non molto conosciuti. E penso che se qualcuno poi che legge il libro e si legge la lista e non conosce uno dei dischi in questione, magari va a sentirselo comunque su YouTube, non so, su qualche canale, e poi magari decide di acquistarlo, se lo acquista un po' di favore lo rendo anche io all'artista di turno, insomma, era doveroso ricambiare. Poi ci sono all'interno anche delle frasi, c'è una scena di un naufragio che è accompagnata dalla canzone di Paolo Conte, presa poi il famoso da Bruno Lauzi, onda su onda, e poi ci sono all'inizio di ogni capitolo delle piccole citazioni invece di testi importanti da David Bowie, da Smith, altri gruppi che mi hanno influenzato molto. E di tutte queste una è importante perché sono tutte legate comunque al libro, ce n'è una in particolar modo che cito sempre perché è veramente simbolica, ed è un pezzo di David Bowie, Loving the Alien, in cui dice, il testo dice "Believing the strangest things, loving the alien", cioè amando le cose più strane, credendo le cose più strane amando gli alieni. Questo perché? Perché quando arrivano sull'isola, in un periodo appunto di non turismo assoluto, loro si sentono un po' solo effettivamente poi degli alieni, delle centinaia di persone che vengono a Stromboli durante l'inverno. Loro sono proprio fuori luogo, sono riconoscibilissimi più da lontano, cioè si vedono, non so, che non appartengono, ma non perché non sono dei locali, che non c'entrano proprio niente con quel luogo, che sono lì per una sorta di caso, di destino. E quindi ha molto senso una citazione, mi è piaciuta portarla al di là della bellezza della canzone. E la musica secondo me è importante, è uno dei migliori veicoli per muovere le coscienze, per far passare i messaggi, lo diceva Noah la prima sera della festa nazionale qui a Bologna quando ha fatto il concerto. Lei è una che crede fermamente, anche perché si impegna per la pace in Palestina, tra Palestina e Israele, che appunto i grandi artisti, siamo dei grandi comunicatori che attraverso le loro parole, i loro messaggi passano dei concetti importanti che possono far cambiare anche idea a una persona, possono risvegliare le coscienze. Questo è sicuramente una cosa fondamentale della musica, per cui non poteva essere altrimenti, ci doveva essere il primo che arriva a Stromboli, che poi in questo senso attrae tutti gli altri, è Roberto. Proviamo a fare un gioco, grazie. Allora, per ciascuno di questi 10 personaggi, due qualità o due aggettivi, quelli che ti sono rimasti di più e che pensi di poter trasmettere a chi non ha ancora letto il libro, o due qualità, gente per esempio. Gente bella innanzitutto, ed è anche caparbia, nel senso che sa lottare fondamentalmente, non tanto per se stessa quanto per gli altri, e alla fine lo fa anche per se stessa in qualche modo. È il primo personaggio, la prima storia che avevo scritto in realtà poi è breve, proprio perché l'idea di una persona che per un lutto familiare perde la possibilità di fare quello che adoravo, cioè dipingere eccetera, una cosa che toccava molto. Quindi è una persona caparbia, nel senso che comunque abbandona l'arte per necessità pratiche fondamentalmente, ma a un certo punto sa lottare per se stessa, sa lottare per la persona che incontrerà, e sa lottare per tutte e due, direi caparbia, oltre a essere molto bella, me la immagino molto bella. Di Anza abbiamo detto ossessionato da questo disco. Anza è un nihilista e individualista poco incline alla socializzazione con gli altri, però nella
racconto della tua esperienza del viaggio, anche da fare una cosa che è proprio inimmaginabile per una persona come lui, e quindi secondo me anche fondamentalmente senza averlo è un gran positivo. Consuelo che invece è quella un po' più misteriosa per certi aspetti. Consuelo è triste, ahimè, soffrente, è combattiva, quello sì, perché comunque non è una persona che si perde d'animo. Però è una persona molto triste, ha un presagio nella testa che non la lascia essere libera. Però è anche appunto, ripeto, uno dei personaggi più apprezzati, insomma, che rimangono più nella testa dei lettori. Roberto invece è un musicista. Roberto è uno poverino che non crede in se stesso, quindi è scarsa autostima e tanta voglia di fare, ma poca voglia di guardarsi realmente per quello che è e di accettarsi per quello che è. E per cui direi che è un non so se c'è questo aggettivo per cui ha sottostima di se stesso. Però anche è un bravo musicista, cioè uno che sa fare veramente bene il suo mestiere, non ci crede ma sa fare bene, quindi è comunque un buon compositore creativo, diciamo così. L'incontro con il regista è forse una delle pagine più divertenti. Io c'è un regista partito italiano, non è che ha molto, è proprio un quadrato. Dopo ce l'ho detto. No, non lo dico personalmente. Kevin è forse il personaggio più positivo del libro, nel senso che ha una ricerca con tutti quanti, anche lui però in realtà cerca il padre che è scappato quando lui era piccolo dall'Australia, è di origine siciliana ma dall'Ottocento, il figlio di terza generazione di immigrati siciliani, per cui è una persona per alcuni versi risolta, ma per altri no, cioè non è rigido in qualche modo, cioè è tutto quadrato sul lavoro e su questa cosa qui, finché a un certo punto la mancanza della figura paterna, il desiderio di capire se un altro può andare a finire questo genitore scomparso, lo fanno muovere. Però lui è appunto uno fin troppo quadrato, troppo serioso, sempre vestito a pennello, quando arriverà a Palermo improvvisamente scoprirà che esistono altri mondi e anche altri modi di vestire, per cui è anche una persona comunque aperta al cambiamento, diciamo così. E poi c'è Vanessa, che è una mamma terribile. Cioè, sì, Vanessa è una mamma terribile, è una persona soffocata dalla famiglia, di queste famiglie americane che vogliono gestire i figli dalla nascita fino alla morte e solo per assecondare delle proprie esigenze, delle proprie voglie, insomma. E, però riesce a separarsi da questa madre ed è una persona fondamentalmente debole, non fino all'inizio, perché poi è una persona che si mette in discussione e prova a fare i passi per conto suo, proprio subisce un trauma talmente grave che diventa una persona molto fragile, estremamente fragile, ed è volubile comunque, una persona che cambia acconciature e colori di capelli in un giro di mezz'ora, stravolgendo la sfumatura, è un bel personaggio, mi piace un film. Poi c'è Antoine. Antoine è un pusher parigino, nero, orfano, quindi è solo fondamentalmente, e lotta contro il mondo e vive in una balletta fondamentalmente, per cui ha tutte le difficoltà che può avere un ragazzo che per vivere spaccia. Però è anche uno che in qualche modo, senza saperlo, forse all'inizio ha tanta voglia di trovare un'altra strada, una strada alternativa. Io gli darò la mano, diciamo così. Però è un po' smargiasso, perché poi fa tutto un po' la camminata del pop, tutto così, tutto i dreadlocks, tutto un po'. Fighetto fra virgolette, nel senso che comunque viene dalla bandiera e spaccetta, per cui più tanto può essere, però cerca in suo modo di stare al mondo
questo mondo difficile che il mente continuamente passa nei fratelli, lui è anche una persona capace, lui parte, si organizza il viaggio da solo, fa, cammina a piedi su un pullman, su un treno, dentro un furgone, un cattivo della storia. C'è Richard, il comico che abbiamo sentito fa, e poi c'è Yumi, che è una storia bellissima. Sì, Yumi è un personaggio molto tenero, fondamentalmente, un po' perché è figlia di madre giapponese e padre siciliano, però tutti sono giapponesi, per cui è già di suo piccolina, nuda, e mette subito tenerezza per la sua, le sue dimensioni, la sua, in più è soffocata dalla famiglia e soprattutto dal padre che è ossessivo, è possessivo e vuole decidere lui tutte le cose della sua vita e lei è una persona che si vede brutta, che non sa apprezzare le sue qualità, che deve sempre lottare per ottenere qualsiasi cosa, appunto. Il conservatorio, i genitori glielo fanno fare, però decidono loro quale strumento deve suonare. Tutta una serie di corsi della vita, di negazioni, di combattimenti all'interno della famiglia. È una persona che a un certo punto, nel momento più difficile della sua vita, vedendosi in uno specchio, capirà che le cose stanno in maniera differente. Per cui è un bellissimo personaggio. E poi c'è Ingrid, che anche il nome è un omaggio a quell'altro stronzo. Esatto. Sì, perché Ingrid Astrone stava già un film suo televisivo che è come l'amore fra Ingrid Bergman e Rossellini, eccetera. E c'è il pari Ingrid, sua piazzetta, che è una casa dove stavano loro due insieme, c'è tutta una serie di cose da sapere su quel film e su quel posto. Ingrid è l'unica persona che fino all'inizio si sa che fine fa, perché alla prima pagina dicono, si dice che era una terminale, la prima pagina, quindi già si sa che morirà. Però morire non è necessariamente una cosa più importante che lei deve affrontare, ha un'altra cosa che deve affrontare, è molto, no, pesante no, perché se è pesante la morte non c'è nulla, però che la fa soffrire in ugual misura. Quindi è una persona infelice, purtroppo, perché è conscia del suo destino, è ancora più infelice perché è conscia di questo debito che ha nei confronti di qualcuno, che poi scoprirete. Però è una persona che è decisa fino all'ultimo a darsi da fare, è una persona che non si arrende, per cui è particolarmente sentito. Poi appunto ha molti tratti in comune con il mio vissuto, per cui è sicuramente il personaggio che io sento di più, quello che quando ho dovuto rileggere in fase di editing a pochi giorni dalla data di stampa, ho dovuto rileggere 4 volte i segni del romanzo per controllare che non ci fossero refusi, punteggiatura sbagliata, cose incongruenti, eccetera, con l'editore con Tiziana, che sono i fratelli. E con Tiziana ci sentiamo al telefono, ma io ho trovato questo, poi ho trovato questo, io dovevo rileggere 4 volte i segni di Ingrid, stavo strano, perché comunque mi tirava fuori determinate cose, però proprio perché comunque è un personaggio che mi è entrato fuori molto, e forse quella cosa più affezionato, perché attraverso di lei io ho un impatto ho risolto determinate cose, anche grazie alla stesura di questo libro, di quel personaggio. Cioè leggerlo poi mi è servito a capire il mio risparmio, che poi è proprio quello che fa. Allora adesso ci regali. C'è un altro personaggio che è il appunto. Non eravamo d'accordo sulla scheda. Dolore. Per quanto mi possa sembrare una cosa assurda,
grazie per il ricevuto Pizzi, grazie, splendidamente interpretato. Io volevo concludere con una curiosità. Dicevamo 10 storie, 10 trame da costruire, quindi comunque sono 10 piccole storie da portare avanti più o meno tutte assieme, però anche 10 luoghi, quindi gli Stati Uniti, l'Australia, l'Inghilterra, ma poi Roma che tu conosci benissimo. Ma perché hai portato questi personaggi da così lontano fino a Stromboli? Ma proprio perché volevo esprimere un po' quello che penso del vulcano, cioè il fatto che lui, fin dagli antichi greci, che sono i primi a colonizzare le isole, hanno sempre considerato lo Stromboli come una sorta di divinità. Lui effettivamente poi è un dio pagano, è un dio anche caritatevole ma anche determinato, è colui che appunto cerca in giro per il mondo situazioni da risolvere, l'idea era più o meno questa. Le storie erano già in realtà sistemate nei quattro angoli della Terra, per cui poi l'idea era proprio quella di far sì che la potenza di questo luogo e del vulcano si fosse chiaro, insomma, alla gente che il potere del vulcano è proprio quello di attirare, è un potere magnetico, una forma di energia molto forte. E il fatto che vengano da parte di Frenti è un modo per esaltare questa sua peculiarità. Io credo molto nel potere che ha questo posto, almeno su di me ce l'ha avuto, mi ha cambiato anche determinate situazioni. E racconto, per chiudere questo piccolo aneddoto, perché secondo me è abbastanza esplicativo. Il libro era più o meno finito, la storia era finita, c'era sempre questa voglia di toccarlo, di vedere, di cambiare le cose, di sistemare, che è un po' purtroppo un mio vizio. E non riuscivo a concludere la storia, a mettere questa pianeta alla fine, fondamentalmente perché le prime due volte che ero stato a Stromboli non ero salito su ai pannelli. Ho sempre voluto dirla come se lui in qualche modo fosse arrabbiato con me. E dice, finché non sali su, io non te la faccio finire la storia. Allora, nel 2010 sono andato a Stromboli per la terza volta e sono salito con Zazà, che è la guida. Nel libro si chiama Zazà, però è l'unico personaggio realmente esistente di Stromboli, si chiama Zazà invece di Zazà, però è una guida storica. E la prima volta che sono salito con lui siamo arrivati in cima e c'era moltissimo vapore, quindi non abbiamo visto assolutamente nulla, solo un vago rossore nella neve. Lì mi ha punito in qualche modo, nonostante io sia uno che doveva andare in montagna fin da piccolo, mi ha fatto fare la scarpinata fino in cima e alla fine non mi ha fatto vedere niente. Però quando siamo scesi e siamo ritornati alla piazza del paese dove c'è la Ingrid, io ero tutto un po' così moggio perché al di là dei soldi che dai alla vita, pure la scarpinata, insomma, poi alla fine non vedi nulla. E Zazà mi ha preso da una parte e ha fatto, senti, stasera tu non hai visto nulla, per cui giovedì torni su con me e non ti faccio pagare. Per cui io sono tornato su la seconda volta con Zazà e finalmente lui si è concesso. Quando sono tornato poi di lì a poco, insomma, la storia era bene o male confusa, qualche aggiustamento io purtroppo devo sempre a fare, nel senso che c'ho sempre da ritagliare e cucire. Però lì è come se io avesse sdoganato la cosa, che si poteva concludere, per cui secondo me lui ha proprio un potere su di me, ma penso anche su molte altre persone, sulle persone che hanno sensibilità per cogliere la sua energia. Bene, se non ci sono domande io ringrazio Andrea. Grazie a te. Probabilmente l'anno prossimo andrò a Stromboli in vacanza, perché sono curiosa. Devo far pagare da lettere il turismo delle Eoliche. E poi aspettiamo il tuo prossimo libro. Va bene, in fase di scrittura. Adesso spengo il microfono e mi dici che è il regista. Va bene. Grazie.